Allora, io risaluto e ringrazio l'orchestra di fiati che è alle mie spalle. Tra poco, ecco, inizieremo ad ascoltare la loro musica. Saranno i protagonisti di questa giornata insieme al maestro Nello Salza, che, di cui Don Carmine vi ha già parlato, ma sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Il maestro Nello Salza è stato già qui lo scorso anno e dopo il successo dello scorso anno, il CRAL dell'ex ASL Salerno 3, che da qui a poco andremo a ringraziare per questo momento, ha deciso di bissare, ecco, di regalarci un altro splendido momento. Ecco, la musica del maestro Nello Salza insieme ai ragazzi dell'orchestra di fiati di Gerace, incastonati in questo splendido scenario. Utilizzeremo un po' l'immaginazione quest'oggi, ecco, usciremo all'interno di questa chiesa e immagineremo di essere sicuramente dinanzi alla chiesa del Sacro Monte di Novi Veglia. Allora, doverosi i ringraziamenti a chi ci ha invitato qui questa mattina, il CRAL dell'ex ASL Salerno 3. Io ringrazio per tutti il presidente Virginia Casaburi, che è qui seduta in prima fila e che da un paio di mesi, ecco, si sta spendendo non poco per questo momento, ha lavorato tantissimo. Virginia, non ti preoccupare, la pioggia non ci disturberà, ci godremo sicuramente questo momento e torneremo a casa sicuramente ricchi ricchi di tanta emozione e soddisfazione per essere stati tutti protagonisti di un nuovo appuntamento offerto dal CRAL, che rientra in una serie di iniziative che il CRAL da qualche anno sta portando avanti in campo sociale, culturale, ricreativo e musicale. Da un paio di anni si è affidato alla musica del maestro Nello Salza e ha voluto fortemente essere presente qui sul Sacro Monte di Novi Veglia, non a caso, perché, ecco, io ringrazio Don Carmine Troccoli che ha aperto le porte a questa importante realtà, al CRAL. Perché? Perché sono due, ecco, momenti significativi e importanti del nostro territorio. In chiesa prima le parole di Don Carmine, accompagnate dalla Scuola Cantorum San Pantaleone, l'ensemble di Vallo con la maestra Santina De Vita, che ringraziamo nuovamente. E questo riferimento, questo ringraziamento mi riporta al Conservatorio di Vallo della Lucania. Forse, ecco, tra di noi c'è il sindaco con parte dell'amministrazione comunale di Vallo, a testimonianza, ecco, dell'impegno che il territorio con Vallo della Lucania in primo piano sta portando avanti per sensibilizzare ulteriormente soprattutto i giovani verso quella che è la tradizione musicale. Ma veniamo ad oggi, torniamo al maestro Nello Salza, che è pronto. Io vi chiedo un applauso perché c'è il presidente della Reale Accademia Filarmonica di Gerace, Giacomo Oliva. Allora, grazie di essere qui con noi. Alle nostre spalle tanti ragazzi, forse il più grande ha 22-23 anni, quanti anni ha il più grande? Più o meno, sono arrivati ieri sera, hanno fatto le prove presso l'ex convento dei Domenicani di Vallo e tra qualche istante, insomma, accompagneranno il maestro Nello Salza in questo importante momento. Allora, noi sappiamo, voi arrivate da Gerace, sono 40 elementi, insomma, vogliamo conoscervi ulteriormente. Vedo che sapete già tutto. È vero, siamo circa 40 ragazzi che hanno continuato questa tradizione che affonda, veramente la tradizione musicale di Gerace affonda al XVI secolo, questo tipo di formazione invece dal XIX secolo, naturalmente con variazione nella strumentazione, perché gli strumenti erano diversi, le formazioni erano diverse, comunque hanno voluto riprendere recentemente proprio questa tradizione. Per cui ritrovate questi ragazzi con grande entusiasmo, perché vogliono proprio trasmettere alle nuove generazioni una qualche cosa di diverso, cioè valorizzare quelle che sono le antiche tradizioni nostre, della nostra Italia meridionale, che ha un valore veramente importantissimo, quello della cultura. Voi vivete in un ambiente straordinario. Maestro, le rubo solo una parola perché devo chiedere una cortesia ai signori che sono in fondo, se gentilmente, ecco, abbassiamo un po' la voce, evitiamo di parlare mentre il maestro ci sta gentilmente spiegando, insomma, dando qualche informazione in più sui ragazzi che sono alle nostre spalle. Allora, se gentilmente facciamo un po' di silenzio, grazie. Dicevo, voi vivete in un ambiente straordinario dal punto di vista paesaggistico, ambientale, culturale, storico, archeologico. Voi avete dimostrato la nobiltà di questo popolo, l'avete dimostrato proprio con la grande ospitalità, che è di tradizione antica.
e per questo motivo vorrei ringraziare particolarmente il CRAL e in modo particolare il presidente Virginia Casaburi, che rappresenta la ex ASL 3 Salerno. Sbaglio? No, ci siamo. Ecco, perfetto. Vorrei ringraziare il sindaco, naturalmente padre Don Carmine e tutti voi presenti. Allora, devo dire che l'orchestra di fiate della Reale Accademia Filarmonica è fiera oggi di essere qui. È la prima volta che viene quassù un'orchestra così, mi diceva il maestro Salsa. E quindi noi siamo veramente contentissimi, pur avendo affrontato tanti sacrifici col tempo, con la strada, molte cose. Comunque siamo contenti e fieri. E io vi ringrazio anche a nome del maestro Saverio Varacalli, che dirige questa orchestra. Allora, finisco col dire che nella Reale Accademia Filarmonica di Gerace ci sono tre formazioni: la banda, l'orchestra di fiati e un gruppo in uniforme storica che noi inaugureremo il 22 prossimo. L'uniforme storica è l'uniforme del 1841, bellissima, perché eravamo belli e ci hanno distrutto tutto e vogliamo riprendere questa bellezza, il sorriso sulle labbra, la fierezza di essere meridionali. E io mi auguro di essere presente l'anno prossimo in questa sede con la nuova uniforme. E un'ultima cosa, ho saputo che San Pantaleone è il vostro patrono. Io vantieri soltanto, 2 giorni fa, mi trovavo in Bielorussia a portare la reliquia, l'avambraccio di San Pantaleone. Hanno fatto una festa grandiosa. Tutti i vescovi della Bielorussia, finanche il patriarca di Mosca si è mosso. Guardate, facciamo un gemellaggio, apriamo gli orizzonti. Più si aprono gli orizzonti, più grande è la cultura. A voi. Grazie, allora, grazie davvero. Io non ho detto niente del maestro Salsa perché voi lo conoscete molto meglio di me, ma io voglio dimostrare anche un'altra fierezza, quello di essere accanto a lui. Già dall'anno scorso nella grandiosa cattedrale dell'XI secolo abbiamo fatto un concerto veramente memorabile, un concerto, da quanto è stato visionato maestro? 12.000, in pochissimo tempo, 12.000 visualizzazioni, è stato un concerto grandioso. Lo sarà quello di oggi. Supereremo le 12.000 visualizzazioni con il concerto che sicuramente pubblicheremo. Allora, giusto qualche altra notizia, ho avuto il modo di parlare prima con il presidente Oliva, anche loro festeggiano San Pantaleone il 27 luglio, uno dei santi più venerati nella loro Gerace, poi dalla Calabria ogni anno arrivano qui sul Sacro Monte di Noviveglia tantissimi fedeli, quindi ci sono tanti motivi per continuare questa unione tra il CRAL, Vallo della Lucania, il Sacromonte di Noviveglia e la realtà di Gerace, giù dunque la Calabria. Allora, sul maestro dello Salsa io non aggiungo null'altro, ecco, perché sicuramente non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tantissimo per le sue collaborazioni come colonne sonore con il cinema italiano, con il maestro Ennio Morricone, ma il maestro dello Salsa, ecco, ha un'attività ultra quarantennale, non voglio esagerare, non voglio dire che ha tanti anni il maestro dello Salsa, però un'attività lavorativa, ecco, da tantissimi anni, che lo ha proiettato non solo per le colonne sonore di Morricone a livello nazionale ed internazionale. Allora, siamo pronti, un ultimissimo ringraziamento a tutti i soci del CRAL. Allora, gentilmente mi dicono se si siede, perché ecco, i signori alle sue spalle non riescono a mettere a fuoco, insomma, quello che accadrà da qui a qualche istante. Allora, cellulari spenti, se restiamo seduti non ci alziamo per scattare foto, naturalmente silenzio. Io stavo per ringraziare, oltre al presidente Virginia, tutti i soci del CRAL, naturalmente anche gli sponsor privati che hanno reso possibile questa mattinata. Allora, vi lascio al maestro dello Salsa e all'orchestra di fiati di Gerace, naturalmente. Buona visione a tutti, buona visione si dice in TV, buon concerto a tutti, grazie.
Allora, buongiorno. Scusate che io interrompo con delle notizie, ma vanno date. Volevo dire una cosa prima di risultare antipatico, perché poi spesso... Non è che bisogna parlare piano, bisogna proprio stare zitti quando si fa la musica, praticamente per rispetto... Non serve l'applauso. Per il rispetto di questi ragazzi, allora voi dovete sapere che lo strumentista tipo, lui col clarinetto, ha alle spalle, seppur con la sua giovane età, ore e ore di studio. Noi parliamo di minimo 6 ore al giorno di studio. Allora un po' di rispetto, visto che in Italia la musica non è rispettata, noi siamo il popolo che non conosce nemmeno le origini del proprio inno. Poi, giustamente, come diceva il Presidente, era meglio che rimaneva proprio divisa l'Italia. Perché già abbiamo le cose storte nel nostro inno, che chiamiamo inno di Mameli, invece l'inno ha scritto Michele Novaro, già quella è una cosa storta. Poi però chiamiamo il coro degli ebrei, lo chiamiamo Va Pensiero, quello è il coro degli schiavi ebrei, che poi il signor Bossi voleva farlo passare come inno d'Italia, parla dei schiavi ebrei con l'inno d'Italia, c'entra niente. E lo chiamiamo, diciamo di Giuseppe Verdi. Allora, siccome Giuseppe Verdi ha composto la musica, in questo caso bisognerebbe dire Temistocle Solera, che nessuno sa, però noi chiamiamo l'inno d'Italia di Mameli e la musica l'ha composta Novaro, e il coro del Nabucco, diciamo di Giuseppe Verdi, le parole invece là, a questo punto o chiamiamo sempre i compositori, perché poi è la parte melodica che ci rappresenta a noi italiani. È la parte melodica, e adesso ve ne farò qualche esempio, anche col concerto che viene dopo. Noi abbiamo un tipo di figurazione musicale che si chiama all'italiana, giusto maestro Varacalli? Vieni qua, che fate, vergogna, l'avete spaventato. Allora, la figurazione detta così all'italiana, chiamata croma, punto, semicroma, ha un perché. Innanzitutto sta nel nostro inno, va a pensiero, come lo vorrebbe Bossi, fratele, tata, dita. Quella è la figurazione all'italiana, che sta nella Ida, nel Rigoletto, sta in Puccini, sta in Morricone, sta in tutti gli italiani, sta pure nella Vita è Bella, tarari, quella semicroma all'italiana, così chiariamo delle cose. Certo, non sta in questo brano che hai eseguito, ve lo presento io sto brano, era la suite numero 1 di Holst, che è un compositore che scrive per orchestre di fiati, fatta in 3 tempi. Dopo ci sarà il concerto di Ponchielli, che è fatto in vari tempi, c'è il tema con le variazioni, c'è l'introduzione, perciò vi prego, ma per una questione di distrazione, siccome non è il teatro lirico dove le opere durano 3 ore e allora bisogna battere le mani all'acuti dei cantanti, le mani battiamole, magari, se volete, alla fine, proprio per una questione di distrazione. Il concerto di Ponchielli, che si esegue pochissimo, Io lo cacciai fuori, come si dice a Roma, anni fa, e lo abbiamo fatto con la banda dell'esercito, perché il maestro Fulvio Cre andava così a riprendere tutti i repertori che avevamo dimenticato o sconosciuti, perché poi anche il repertorio diventa una cosa. Noi che cosa conosciamo? Il Brindisi della Traviata, il coro del Nabucco, la marcia trionfale della... Noi quello conosciamo, purtroppo, anche io, da studente di conservatorio, finché non sono andato a lavorare in teatro, in orchestra, quello conoscevo, perché proprio noi abbiamo il DNA dell'ignoranza, purtroppo. Poi viene il cretino, io lo dico cretino perché sono molto più montanari di noi, tedeschi o chi sia, e sanno tutto e facciamo delle figuracce. Allora, Ponchielli non è solo famoso per la Gioconda, che poi che si conosce della Gioconda? Che si conosce? La danza delle ore. Tutto il resto, sono 3 ore di opera, nessuno la conosce perché non si fa. Perché non si fa? Perché in Italia i direttori si sono imparati 4 opere e i cantanti pure. Allora quella non si fa perché, cioè, giustamente bisogna studiarla. Ponchielli è un compositore, come tutti gli altri, ha scritto anche concerti per strumenti solistici. E noi oggi vi presentiamo questo concerto per tromba e banda. Noi lo facciamo con la revisione tromba orchestra di fiati, in fa maggiore. Amilcare Ponchielli, grazie.
Thank you.
faccio anche da presentatore. Avete sentito che alla fine ci sono anche le influenze francesi, perché quello poi era rimasto un po' dominato, quel territorio della Francia. C'è questo valzerino quasi Belle Époque, no? Che non c'entra niente con tutto, però ce l'ha voluto mettere per dire, ma le faccio sentire come scrivo. Quello poi ogni tanto i compositori. Adesso una cosa di Giuseppe Verdi, preludio della Traviata. Adesso facciamo un saltino avanti, più di 100 anni. C'è uno dei brani più famosi del cinema e secondo me è una delle melodie e anche delle orchestrazioni, perché poi le orchestrazioni, molti pensano che Morricone
sia una persona che scrive le canzoni, Morricone è un compositore, questa è una delle più grandi melodie che sia stata scritta, un po' come il Nessun Dorma, un po' come altre cose. Sto parlando del Gabriel Sobo che tutti chiamano Mission, è dal film Mission, ma il brano si chiama Gabriel Sobo e pensate che questa cosa poi il maestro l'aveva già scritta, anche il finale, poi l'ha modificata, pensate che molte cose del film Mission, i frammenti quando non ancora lo facevano esprimere, che ne so, sta nel Se telefonando, canzone famosissima di Mina, no? Ci sono i pezzi ta 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 e stanno pure in Mission. E l'anno scorso ci ha fatto pure la messa per Papa Francesco, no? Perché parla dei gesuiti e ci ha messo le codette della fuga, che erano questi brani, che sono quei frammenti che poi ci ricordano quello che è stato il tema. Come direbbe Morricone, ci metto come mi pare, tanto nessuno se ne accorge, perché poi lui lo confonde, no? Però poi il compositore e soprattutto poi l'esecutore se ne accorge. Noi facciamo una versione per orchestra di fiati e flicorno soprano. Gabriel's Oboe. Thank you.
Allora, il prossimo brano è un pezzo sinfonico, si intitola Virginia, è di Jacob De Anna, scritto per questa formazione, un brano originale, per, non è una trascrizione. Prego, maestro. Thank you.
il concerto si conclude con uno dei brani più famosi del repertorio italiano, Nessun dorma, dalla Turandot di Giacomo Puccini. Nessun dorma, oramai diciamo che l'hanno fatta diventare una canzone, questa è una romanza con le parole, non è una canzone. È stata l'ultima opera di Puccini che poi lui non ha terminato. Questo è un brano che sembrava scritto come i vestiti sartoriali, no? Per Luciano Pavarotti. E vi posso assicurare, non perché Luciano Pavarotti è il famoso, è stato, ma veramente nelle corde del maestro Pavarotti c'era questo brano, sembrava scritto per lui, infatti anche durante la malattia lui questo brano, che è una delle cose più pesanti del tenore nella lirica, lui questo brano lo faceva benissimo. Noi oggi facciamo una versione che ha orchestrato per tromba e orchestra di fiati, sembra un gioco di parole, Angelo De Paola, il collega calabrese, maestro De Paola. E volevo dire, spesso nella musica ci sono tante diciture strane, non è che qui sto a fare la lezione questa mattina, ma quando si parla ci ho avuto l'ispirazione, non ho dormito la notte, quelle sono cose molto televisive, queste sono cose che dice Giovanni Allevi, no? Che si mette in posa con i ricci. Mi sono addormentato, sono arrivato a New York e mi ero sognato il concerto per violino. Ma tutte poi sognava Simmental, no? Il concerto per violino. Come dice Morricone, questo è un lavoro, ti devi mettere lì, c'hai l'ispirazione della melodia, ma per orchestrare un brano ci vogliono anche 2 mesi. Non è che uno si addormenta sull'aereo, fa 8 ore Parigi, New York e scrive il concerto per violino. Non vi fate prendere in giro, forse può scrivere. Ma anche la canzonetta, anche il giro di Do, come fa Gino Paoli che ci ha fatto i miliardi col giro di Do, ma perché dietro c'aveva Morricone che le orchestrava le cose, no? Figuratevi, noi sentiamo la musica moderna, questo lo dico anche ai giovani che ce ne stanno qua, i giovani che sentono la Pausini, e la Pausini chi fa le orchestrazioni? Uno di 88 anni, Ennio Morricone. Già, bello, è certo che è bello. Allora, il grande precursore delle orchestrazioni quasi pop, non esisteva il pop, no? Il pop è una cosa che è venuta, ci hanno detto agli americani, la nostra musica leggera, era proprio Puccini, però con le orchestrazioni di Puccini. Poi noi adesso le vogliamo quantizzare, questa è l'epoca del computer, le passiamo tutte in 4, ma in effetti anche in Mission hanno queste melodie senza fine, ma non sono quantizzate, un po' perché quello doveva andare a tempo col film, l'altro doveva andare a tempo con le parole e la scena del teatro, e questo è. Allora noi con questo brano vi salutiamo, il maestro Varagalli e l'orchestra, che prego di alzarsi in piedi, grazie, bravissimi. Siamo stati un po' così, diciamo che la chiesa è un po' compressa, ma insomma noi, visto che avevamo fatto le prove, loro hanno studiato, il concerto si doveva fare, purtroppo le avversità atmosferiche hanno dato questi frutti. Noi comunque vi ringraziamo dell'ascolto e spero che sia stato di vostro gradimento. Tu hai gradito, maestro? Ok. E per chi fosse interessato, all'uscita sulla sinistra ci sono i CD in vendita, quelli sono miei però, non so, dell'orchestra. Noi però lo stiamo valutando, un bel CD con l'orchestra di fiati con musiche inedite, ne parlavamo col presidente. Che fosse interessato, appunto, ci sono questi CD, uno sono i 2 concerti classici della tromba, Hummel e Haydn, se no poi dicono sempre, ma quello fa solo le musiche da film. Non sapendo che chi fa le musiche da film è un musicista classico, che se fai... E che ha registrato queste cose a 19 sì, anni. Anche. Vabbè, quello lasciamo perdere, sennò si scopre l'età. Buon ascolto, arrivederci. Thank you.
strumento. È chiaro che Giove Fulvio non ci ha aiutato, meritava un altro ambiente. Bene, grazie al maestro, grazie a tutti. Bene, allora ci sentiamo dopo. Allora, visto che qualcuno ha chiesto il bis e visto che due giorni fa è stato il compleanno, ahimè non c'è più, di Louis Armstrong, che tutti conoscono come trombettista, io poi ogni tanto sfato i miti, qualcuno mi mena, però a noi trombettisti poi Louis Armstrong faceva un po' ridere, perché insomma Louis Armstrong era un interprete più che trombettista, no? Uno lo ricorda perché l'importanza di Louis Armstrong, perché ha fatto conoscere la tromba nel mondo. Per noi il trombettista è Maurice André, è Marsalis, però poi è rimasto Louis Armstrong, come è rimasto Nini Rosso, no? Certo. Oggi sarebbe improbabile e impossibile suonare come i due che abbiamo citato, pur bravissimi all'epoca, oggi ci menerebbero, ci darebbero un sacco di botte, come si dice a casa mia. Allora, noi facciamo un brano che tutti sanno che è di Louis Armstrong, invece è di Bob Thiel, What a Wonderful World. E What a Wonderful World è per un mondo migliore, speriamo che lo sia come il tempo, perché insomma sto mondo che non se ne può più, gli attentati, le cose, è veramente una cosa, siamo scesi proprio veramente agli inferi già. E vi dedichiamo questo What a Wonderful World, che è stato riorchestrato dal maestro Pusceddu per orchestra di fiati e flicorno soprano. Grazie.
Grazie infinite, va bene al maestro Sarza, al presidente, a questi meravigliosi ragazzi, va bene, grazie. Ci dobbiamo vedere un'altra volta senza l'acqua, col sole, bene. E voglio ringraziare anche chi è stata l'anima di questa manifestazione. Dove sta la signorina Virginia? È scomparsa. Bene, a lei grazie affettuosa, va bene. E approfitto dell'occasione per dire grazie anche alla scuola Cantorum San Pantaleone di Vallo. Non ho avuto modo di farlo in chiesa. Ecco, grazie a tutti. Grazie e a ben rivederci.